Innanzitutto buonasera a tutti. Questa è la seconda giornata di questa tre giorni per la Palestina che Modena per la Palestina ha organizzato, promosso con una vasta adesione di forze della società civile modenese. Stasera apriamo questo spazio e lo apriamo con due persone che non mi permetterei mai di definire ospiti, perché sono anzi un punto di riferimento per Modena e per la Palestina e da sempre in prima linea nel movimento contro la guerra e nel movimento di sostegno all'autodeterminazione palestinese. Stefania e Fausto non hanno bisogno di presentazioni. E li abbiamo chiamati qui a discutere di un tema che almeno per noi è stato cruciale fin dall'inizio di questo anno di mobilitazione, e cioè il tema delicato e importante del diritto di resistenza. Esistere e resistere. Perché è molto importante, ce ne siamo accorti man mano che abbiamo sviluppato le mobilitazioni in questo anno? Perché purtroppo abbiamo verificato una sorta di doppio standard, di doppio registro, di detto non detto su questo tema, da parte anche di aree di prossimità, di vicinanza, di solidarietà alla Palestina, nel senso che finché i palestinesi vengono ammazzati e finiscono nelle fosse comuni, suscitano commozione e solidarietà. Quando però i palestinesi cercano di non farsi ammazzare, anche attraverso la resistenza, là cominciano i passi indietro, le reticenze, le difficoltà a schierarsi. Allora stasera abbiamo chiamato Fausto e Stefania a confrontarsi su questo nodo molto delicato, per provare a scioglierlo, per dare a questo nodo un inquadramento anche storico-giuridico se necessario, perché dietro questo doppio standard abbiamo sempre visto la buona coscienza democratica del colonialista bianco che prima stermina i popoli e poi dopo magari gli fa anche l'elogio funebre. Questa è una caratteristica che purtroppo ricorre nella nostra storia di occidentali. Ecco, vorremmo che in questa fase storica invece questo nodo venisse sciolto e questo dibattito venisse affrontato con franchezza. Passo quindi subito la parola a Fausto per il primo intervento e vi auguro una serata interessante in ogni caso. Grazie dell'invito. Dell'aver organizzato questi tre giorni e di mantenere non solo alta l'attenzione su un tema che in questi giorni è oggettivamente all'attenzione, si dice nelle prime pagine, però io credo sempre che bisogna anche guardare in che modo un tema è sulle prime pagine, in che modo le persone vengono rappresentate, i conflitti descritti, le storie raccontate e soprattutto in che modo una storia complessa, quella della più lunga, violenta e illegale occupazione, colonizzazione di questo XX secolo continua ad essere raccontata o mistificata attraverso quelli che chiamiamo i mezzi di informazione principali, attraverso quella che è l'elaborazione collettiva che in un paese se ne fa. Io da anni è un po' chiodo fisso, quindi ovviamente quando vengo chiamato, soprattutto dagli amici che a Modena si occupano del coordinamento Palestina, vengo sempre molto volentieri, perché in realtà questo tema della Palestina ne parliamo da tanto tempo. Io da tanto tempo dico, ma non è questione di essere stati o meno profeti, semplicemente di aver voluto guardare le cose in faccia, che il tema della Palestina non era una questione di solidarietà col popolo palestinese, di vicinanza con un popolo oppresso, forse quello più vergognosamente oppresso e oggi massacrato, cancellato, prima con le parole, prima nella sua dignità storica e poi come si dice, arriva il genocidio. E cito un grande giurista italiano, morto, membro della Corte delle Conti Internazionali, Ruanda e non solo Cassese, che diceva che il genocidio inizia prima con le parole, con i proclami, parlava del Ruanda, e poi diventa fatto.
In Israele le due cose sono andate di pari passo. Parlo di genocidio, noi lo diciamo, si può dirlo tranquillamente, perché la Corte Internazionale di Giustizia ha ritenuto plausibile questa accusa, tra l'altro con un pronunciamento importante, ha invitato Israele a difendersi. Israele, con l'ultima memoria, noi stiamo seguendo questo caso, ha semplicemente chiesto che venga dichiarata l'incompetenza della Corte Internazionale di Giustizia, perché primo Israele dice non riconosco l'autorità, ma non può, perché la Corte Penale si aderisce all'Internazionale di Giustizia, si pronuncia comunque, ma dicendo la Palestina non è Stato, non va riconosciuto così. La Palestina è stata riconosciuta come Stato, fa parte della Corte Penale Internazionale, è nel board esecutivo. Quindi in realtà, come diremmo noi avvocati, non contesta nel merito, ma cerca una questione pregiudiziale per dire io non mi sottopongo a questa giustizia, a questo processo. E il tema fondamentale, lo dico da giurista, è che la Israele da sempre non si sottopone al giudizio e alla giustizia. E questa cosa purtroppo ha trovato complicità, uso questa parola nel significato vero e proprio, connivenza, diremmo noi avvocati, da parte della comunità internazionale che oggi si trova chiamata in causa e si trova purtroppo, per lei, chiamata anche a risponderne. Perché io lo dico da sempre, e ritorno a questo concetto, la questione della Palestina non è solidarietà, vicinanza, siamo filo-palestinesi, può essere, ma non è il tema importante. Io faccio parte di un'associazione di giuristi e il nostro tema è schierarci non dalla parte di qualcuno, ma diciamo sempre dalla parte del diritto, della legalità e del diritto internazionale. Quello che accade vergognosamente da decenni in Palestina, che oggi è diventato plateale nel massacro, nello sterminio di quel popolo, è la scelta consapevole, deliberata, comunicata e annunciata di un paese che rivendica di non essere sottoposto alla legalità, al diritto e a nessuna norma di legge internazionale. Io cito due episodi, un po' perché da tempo faccio queste cose, un po' perché mi sono reso conto che a volte anche i fatti che sembrano aneddoti in realtà spiegano tanto. In una delle mie prime missioni, quando andavo in Palestina, non posso più, sono interdetto e bannato dall'ingresso in Palestina da Israele, che ovviamente rivendica sovranità e controllo di tutto. Sono in buona compagnia perché la relatrice speciale dell'ONU sulla Palestina, che è una cara amica, Francesca Albanese, non può entrare, è un caso unico. Il relatore dell'ONU non può andare in Palestina, relatore ONU sui territori palestinesi, ma il segretario generale dell'ONU, Guterres, persona non gradita, non può entrare né in Palestina né in Israele. Questa cosa non l'ha dichiarato nessun paese. La Corea del Nord aveva dichiarato la disponibilità che il segretario generale andasse in quel paese. Noi cominciamo a capire che paese abbiamo davanti, e non devono essere le mie parole, prendiamo la posizione di quel paese. Israele dichiara orgogliosamente di non essere sottoposto alla legge internazionale, al diritto internazionale. Noi come avvocati diciamo che c'è grande differenza fra commettere un reato, capita, e rivendicarne orgogliosamente di non commettere un reato, di non rispettare la legge, che è un aggravante notevole e significativa. Israele da anni, io vi dico il primo dibattito, il secondo dibattito fece università, era un giovane giurista, 20 anni fa, è un importante contraddittore, che era un docente di diritto ebraico, si dice alasha, che non è pratico, potremmo dire la sharia musulmana, cioè l'idea che la legge di Dio sia legge per gli uomini e non serva altre leggi se non la parola di Dio, che è un'idea affascinante, anche interessante, perché tutti pensiamo che la parola di Dio, per chi crede in Dio, è superiore alla parola dell'uomo. Aggiungono sempre i giuristi che c'è un problema, parole di Dio ce ne sono varie, e quindi è un problema quando qualcuno dice io rivendico di non rispettare il diritto internazionale perché c'è un testo sacro a me, il Dio mio, che mi consente di fare questo. Guardate che questa cosa l'abbiamo assistito recentemente, li chiamavamo jihadisti e professavano la stessa cosa, erano altri fanatici religiosi di altro tipo, meno pericolosi perché non avevano uno stato e una bomba atomica, dice qualcuno, ma adesso non stiamo a fare questa graduatoria. Qual è il pericolo del fanatismo religioso che si erge a sistema e si pone fuori dalla legge consapevolmente? Perché a questo punto, se un cittadino, qualcuno sceglie consapevolmente di violare la legge, è un problema relativo dello Stato, ma quando uno Stato si chiama fuori dalla legge e dal diritto e rivendica di non dover rispettare alcuna legge, cito questo episodio perché è bellissimo, ho trovato in rete anche la registrazione di quella conferenza molto bella. Eravamo all'università e io dico, le leggi, il diritto internazionale, le risoluzioni dell'ONU che imponevano a Israele di riconsegnare la Palestina, che è palesemente un territorio occupato,
Guardate che di tutte le risoluzioni violate ed emesse dall'ONU, la maggior parte sono violate di Israele, che da solo ha il primato assoluto. Allora dice, guardate che è pacifico che Israele deve restituire questi territori occupati legalmente, dal 67 quantomeno. E mentre citavo una serie di risoluzioni, il docente mi dice, giovane collega italiano, dice cose giuste e sensate, ma dimentica una cosa. Cita leggi, che sono quelle del dopoguerra, quando nasce il diritto internazionale moderno, che in alcuni decenni sono scritte dagli uomini. Ma noi abbiamo diritto su quelle terre in base a leggi scritte da Dio millenni di anni or sono. Allora, questa argomentazione è di una pericolosità estrema. Cosa posso io contestare a questo punto a un talebano, a qualcuno che mi dice, scusate, ma qui c'è scritto che l'impero del profeta Maometto, cioè, arrivavamo fino all'Andalusia, cosa possiamo dire? Le leggi nascono per un motivo, per far sì che diverse opinioni, cose religiose, trovano un punto di mediazione, e il diritto internazionale nasce nel secondo dopoguerra, non a caso, dopo la devastazione della seconda guerra mondiale, per sancire che viene bandita la guerra, il flagello della guerra, la chiama il preambolo della Carta delle Nazioni Unite, e che non sono più consentite guerre, invasioni arbitrarie di territori e il principio della pari dignità di stati e esseri umani. Israele in un colpo solo cancella tutto questo, in virtù di un principio che si chiama suprematismo ebraico, non è un aggettivo che do io, è l'aggettivo rivendicato, suprematismo ebraico. Il suprematismo, se guardate in televisione oggi, non si parla più di nazisti, si chiamano i suprematisti. Che è il suprematista? Uno che ritiene che un'etnia abbia, sia superiore alle altre per un principio proprio e tecnico, razziale e religioso, e che quindi non è soggetta agli stessi diritti e doveri degli altri, e quindi rivendica di non dover rispettare la legge, ma chi si pone fuori dalla legge, cittadino, stato che sia, si autodefinisce come fuori legge. Allora noi, il problema di uno stato fuori legge, Israele, che da decenni fa questo, quanto pone problemi e quanto interroga la coscienza presunta civile di un occidente, della democrazia, cioè quanto questa cosa colpisce non i palestinesi, ma noi. Al di là del fatto che adesso Israele comincia a sparare sui soldati italiani, è un accidente, una questione della contingenza, ma da quanti anni Israele sta cannoneggiando il diritto internazionale, il presunto occidente che vede in Israele il suo alleato più fedele, quei valori democratici che diciamo Israele rappresenta, perché noi diciamo che anche quando Israele viola e commette crimini, noi siamo al fianco di Israele perché Israele è una democrazia. E noi stiamo al fianco delle democrazie, cioè decidendo che non stiamo a fianco di qualcuno per quello che fa, ma per chi è. L'opposto del diritto, si giudicano le persone per quello che fanno, non per quello che sono. Io posso essere madre Teresa di Calcutta, ma se ammazzo qualcuno sono imputata di omicidio. La legge giudica ciò che fai, non ciò che sei, se sei pio, preghi, credente, ateo. Israele rivendica invece, in virtù di quello che è, il nostro fedele alleato nel Medio Oriente, e di essere una democrazia, cosa che tra l'altro non è vero, ma se volete ci torniamo, Israele non è ovviamente una democrazia e non può esserlo, rivendica il diritto di violare qualunque legge del diritto internazionale, del consesso di giustizia che i paesi si sono dati. Questa cosa da anni sta minando le radici, cannoneggiando questo sistema di democrazia occidentale, valori che noi ipocritamente continuiamo a ritenere sia il fondamento della nostra parte del mondo, quella che si è autodefinita buona e meritevole di tutela e rispetto. E ce ne accorgiamo quando usciamo di qua, perché quando vai in qualche altra parte del mondo sta creando una componente maggioritaria, numericamente, i tre quarti del mondo, che ci guardano per ciò che siamo. Un occidente ipocrita, che dichiara di fondarsi sui diritti umani ma non li riconosce ad altre persone, che dichiara di avere il fondamento nel diritto, nello stato di diritto, nella democrazia, ma li nega in concreto alla restante parte maggioritaria del mondo. Il problema di Israele è un problema che interroga noi, io lo dico sempre, io non mi occupo di Israele perché ho amici palestinesi, ho imparato a conoscerli andando in Palestina. Io sono andato in Palestina dopo aver studiato 4 tomi di Richard Falk, studente, un docente, scusate, il più grande professore di diritto internazionale ebreo che sia in università americana, e sono andato là invitato da colleghi avvocati israeliani ebrei per occuparmi di una questione. E lì mi sono reso conto che si giocava in quella zona di confine, in quella faglia, la credibilità dell'Occidente, ma anche il fatto dell'esistenza o meno del diritto internazionale, cioè se il diritto internazionale esiste come diritto o se è una perorazione morale di buoni principi che noi applichiamo solo agli altri e non siamo disposti a riconoscere come vincolanti per noi stessi.
Fatta questa premessa, arrivo a un punto fondamentale. Il fatto che Israele da anni dichiari di non rispettare nessuna norma del diritto internazionale, nessuna risoluzione, nessun principio di legalità internazionale, colpisce direttamente i palestinesi, che ne sono le vittime, soggetti a occupazione quantomeno dal 67 in realtà, da un po' di più. Ma svela il fatto che il diritto internazionale ha perso ogni legittimità. Il più grande docente di diritto internazionale al mondo ha detto: guarda che il diritto internazionale non c'è sempre stato, prima non c'era, gli stati regolavano i rapporti con la forza, nasce in un momento, il diritto internazionale moderno nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale. E come tutte le cose che hanno una nascita, rischia di avere una morte. E secondo il professor Falk, il 2024 potrebbe essere tranquillamente l'anno che noi mettiamo sulla lapide come anno di morte del diritto internazionale, perché Israele definitivamente l'ha delegittimato e cancellato. Questo non è un problema per i palestinesi, non è un problema solo per i palestinesi, ovviamente, che pagano in sangue, ma sarà un problema che pagheremo tutti. Tornare a un sistema in cui il diritto internazionale non c'è, in cui vige la forza. Questa cosa ci è sempre piaciuta perché noi siamo quelli che hanno la forza. E quindi tutto sommato non ci dispiace che torni a valere la forza, perché noi ce l'abbiamo. Ma ricordatevi che non sarà sempre così e non è sempre così. Oggi pensiamo di essere i più forti e forse lo siamo, ma il Tribunale della Storia presenta il conto. Lo dico subito perché vi dico, io non sto a ripercorrere, dice torniamo a prima della Seconda Guerra Mondiale, non si torna indietro nella storia, si va avanti, bisogna vedere in che modo. E io nego sempre, lo dico subito, quando si fanno gli accostamenti, ma questo Israele è il nuovo nazismo, no, no. Nazismo c'è stato, Hitler c'è stato, oggi ci sono altre cose. Però c'è una cosa indubbia, che un professore ebreo in università ebraica ha detto: c'è una cosa che sicuramente accomuna nazisti e sionisti. I nazisti pensavano che gli ebrei non erano un popolo come gli altri e non potevano avere gli stessi diritti. Cosa orrenda. Il sionismo pensa che gli ebrei non siano un popolo come gli altri e quindi non possono avere gli stessi doveri, perché sono il popolo eletto e Dio gli ha dato una terra. Guardate che le due cose sono altrettanto pericolose, perché il diritto internazionale si basa sul principio che non esistono popoli eletti, non esistono popoli senza diritti e non esistono popoli che non hanno doveri. Israele pone in discussione questo principio, rivendica suprematismo ebraico in uno Stato che non si chiama, Israele sapete non è una repubblica, non ha una Costituzione, volutamente, che l'ONU quando ha fatto nascere Israele gli ha imposto di dotarsi una Costituzione entro 12 mesi. Ci fu un interessante dibattito, Ben Gurion e altri padri della patria dissero: noi non ci dotiamo di una Costituzione, ce l'abbiamo già, è la Torah. Motivo per cui in Arabia Saudita non c'è una Costituzione, c'è il Corano. E soprattutto perché la Costituzione pone l'obbligo di uguaglianza fra i cittadini, dentro Israele i cittadini non sono tutti uguali. Gli ebrei hanno certi diritti, i cittadini israeliani, arabi, palestinesi, drusi, circassi, hanno meno diritti. Può essere questo qualcosa che assomiglia a una democrazia? Prendo le parole di Gustavo Zagrebelsky che dice ovviamente no. Guardate che anche in Sudafrica i bianchi votavano, avevano molti diritti, ma non la consideravamo una democrazia perché c'erano, ahimè, persone colorate e disgraziate che avevano meno diritti. La democrazia è quel sistema dove si vota, dove le maggioranze governano, ma dove tutti i cittadini hanno una parità di diritti in base a uno stato di diritto, ve la faccio breve. Allora, io tra le fortune che ho avuto nella vita è stata nel 2018 di fare una conferenza a Roma con l'ex presidente della Knesset, si chiama Avram Burg, che è stato anche presidente della Repubblica, capo di Stato di Israele in reggenza. Avram Burg è una persona meravigliosa, io l'ho incontrato nel 2018, nel 2021 assieme a un pool di legali, tra cui i giuristi democratici, così faccio pubblicità all'associazione di cui faccio parte, ha fatto un ricorso che se ve lo racconto non ci credete, ha chiesto di essere iscritto all'anagrafe israeliana come israeliano, perché Avram Burg, presidente della Knesset, è iscritto come ebreo. Se voi andate in un'anagrafe in Israele ti viene iscritto per appartenenza, scritto ebreo, non c'è scritto israeliano, lui dice voglio essere registrato come israeliano. Non voglio che sia aggiunta la dizione ebreo, perché non voglio un diritto in più in ragione della mia religione. Perché quel diritto in più che viene attribuito a me è un diritto in meno che viene dato a un israeliano arabo-palestinese.
Avram Burna, l'ha detto in maniera splendida. E quindi ha detto: io voglio essere scritto come israeliano. La Corte Suprema, a cui Avram Burna si è rivolto con uno stuolo di 18 avvocati, tra cui due credo siano i migliori viventi in Israele, ha respinto il ricorso dicendo: no, nella Repubblica Ebraica di Israele, che riconosce in virtù di una legge fondamentale del 2018, Basic Law del luglio 2018, come solo la nazione ebraica ha diritto all'autodeterminazione, non la nazione israeliana, gli ebrei, non gli israeliani, deve sapere chi abita nei suoi confini. Noi dobbiamo sapere se Avram Burna, israeliano, ebreo e palestinese, perché in base a questo cambiano i suoi diritti. Allora, bisogna avere faccia tosta. Ignoranza del diritto o entrambe unite per considerare questa una democrazia. E qui cade un alibi, che noi dobbiamo stare a fianco di Israele perché è una democrazia. Non lo è. Si vota, ma si vota anche in Libano, vedete cosa gli succede, si vota in tanti posti, si vota in Giordania. Ma c'è un altro fatto: non si sta a fianco di un paese per quello che è. Le democrazie hanno fatto cose orrende, le cose peggiori della storia le hanno fatte negli europei del XX secolo. Guerre mondiali, bombe atomiche, il colonialismo, le hanno fatte gli stati migliori. Non si sta vicino a uno stato perché è buono e migliore, in base a quello che fa. Perché questa regola, che giustificò ai tempi dei conquistadores il fatto lo stremiglio dei selvaggi, dicendo: noi siamo migliori, stiamo facendo cose orribili, ma siamo migliori, abbiamo Dio dalla nostra parte, reggeva all'epoca. E poi neanche tanto, perché dopo un papa disse che questa cosa non era più sostenibile. Quindi non si sta con Israele perché è una democrazia, si sta con Israele in base a quello che fa, a prescindere dal fatto che Israele non è ovviamente una democrazia e non lo può essere. Ma detto questo, io aggiungo una cosa che è una provocazione, ma la dico da tempo e stavolta ogni più tempo passa più ne sono convinto. Io sono ad Israele 2002 come osservatore al processo di Marwan Barghouti, che era il più grande leader palestinese dopo la morte di Arafat, e lo è tuttora nonostante sia in carcere sepolto da una miriade di ergastoli. Oggi quando Israele dice: non ci sono interlocutori laici, abbiamo a che fare, l'interlocutore laico c'era, l'hanno sepolto in carcere volutamente dopo aver finanziato Hamas, perché una volta lo finanziava, è la storia, noi abbiamo finanziato i talebani in Afghanistan, poi succede così. C'è un proverbio in Palestina che dice: quando nutri un animale feroce devi stare attento, perché finché sta il tuo guinzaglio spaventa gli altri, quando diventa cattivo è un pericolo per te. Allora, quando andai lì la prima volta e poi me ne occupai, io questa cosa che Israele è una democrazia, deve stare a fianco delle democrazie, mi ha sempre spaventato. Perché? Primo, perché le parole vanno usate correttamente. Se uno Stato non è una democrazia è un alibi per essere alleato di qualcuno che non lo merita. Secondo, noi abbiamo cercato per anni di esportare la democrazia, non ci è andata benissimo, ma adesso abbiamo cominciato a pensare che in tempi duri si appresta la guerra, viviamo in economia di guerra, tutti i giorni ci raccontano che la guerra in Europa, dobbiamo prepararci perché è finito l'epoca della pace. I corsivisti di Corsera, Pane Bianco, ci dicono tutti i giorni che dobbiamo prepararci alla guerra. E sapete cosa vuol dire la guerra? In guerra si dice che muore la prima vittima, la verità. In guerra muore il diritto al dissenso, il diritto alla verità, libertà, ma soprattutto in guerra le democrazie cambiano stile, cambiano natura, cambiano caratteristica. Israele è una democrazia, punto interrogativo. Noi perché diciamo che Israele è una democrazia come noi? Perché noi ci appresteremo a diventare una democrazia come Israele. È questa la doppia faccia, il taglio diverso. Vi sembra strano? Noi come Associazione Europea dei Giuristi Democratici dobbiamo difendere dei cittadini tedeschi che sono sotto processo perché hanno portato una bandiera palestinese. Sapete che in Palestina è vietato esporre la bandiera palestinese. Ma chi pensava che a Berlino venivi processato perché esponevi una bandiera palestinese? Avete visto il video di quel bambino che corre con 10 poliziotti perché ha una bandiera palestinese? Chi pensava che un giornalista venisse arrestato perché ha fatto alcuni post critici sulla politica israeliana? Se lo fai in Palestina è ovvio, ma lo fai in Gran Bretagna? Ieri un giornalista americano, in realtà 4 giorni fa, la notizia era poi, è stato arrestato un giornalista statunitense, perché quando è uscita la leggenda, sapete che tutti i missili lanciati dall'Iran erano stati tutti abbattuti, chi ascolta Mentana dice: è andata così e va letto sereno.
ma chi magari ha guardato su internet ha visto che c'erano dei crateri. Questo giornalista ha dato e ha trovato dei crateri enormi vicino alla base, ha scoperto che molti erano caduti e avevano fatto dei danni, li ha filmati e l'ha proiettato. Questa cosa, siccome era dissonante dalla propaganda ufficiale, è stata ritenuta un pericolo per la nazione. Questo reporter è stato arrestato in Israele. Allora, il problema è che quando diciamo che Israele è una democrazia, sottintendiamo che va bene essere democrazia in quel modo, che anche noi possiamo continuare a chiamarci democrazia, impedendo il dissenso, se il governo si appresta a venirci incontro con un decreto legge che stabilisce che digiunare di fronte a un ordine è reato. Si apprestano, cioè, tempi difficili, le economie di guerra portano anche democrazie di guerra. E quelle democrazie sono ancora democrazie, ma certo, come è democrazia Israele. Basta intenderci cosa intendiamo per democrazia, sapete? Ci fu un simpatico processo che diceva che è obbligatorio in spiaggia smettersi un costume, e una ragazza provò nel costume, no, con un costume che era 0,5 cm per 0,5. Gli dice: attenzione signorina, dobbiamo capire cos'è un costume, perché lei chiama il suo costume, ma me. Noi chiamiamo ancora democrazia quel piccolo lembo di terra coperta da una votazione che consente di definire Israele democrazia? E di fronte a quello cosa si può fare? Io dico sempre che resistere è un imperativo. Palestinesi ce lo insegnano, ma qui è dovunque, perché io sono affezionato a un'idea di democrazia che è ben diversa. E allora arrivo al tema di oggi. Una risoluzione dell'ONU, 14 novembre 1980, sanciva il diritto dei popoli oppressi e sotto invasione di resistere anche con la forza armata. La lotta armata per un popolo oppresso e invaso è legittimo. Non dovreste meravigliarvi, qualcuno di voi ha avuto un nonno che quando qui c'era un'occupazione nazista magari ha fatto il partigiano. Partigiano lo diciamo noi, erano chiamati terroristi all'epoca dall'altro lato. Sapete che partigiano e terrorista sono due facce di una medaglia, dipende chi alla fine vince il conflitto e chi può scriverne la storia. Allora dirò un'altra cosa, siccome siete così pazienti e confidenti, mi sento insomma a casa mia. La lotta di resistenza palestinese è legittima e doverosa secondo il diritto internazionale. Questo non vuol dire che può fare qualunque cosa. Se la resistenza palestinese commette crimini di guerra va condannata, ma la resistenza armata palestinese è legittima ed è l'esercizio di un diritto di autodeterminazione dei popoli. Potrei citare altre tre risoluzioni, una del 47, la seconda del 70, la più nota è quella del 14 novembre 1980. Cosa vuol dire? Perché noi chiamiamo Hamas terrorismo e Israele Stato democratico? Hamas può utilizzare tecniche terroristiche e noi la condanniamo. La resistenza palestinese può uccidere civili e noi la condanniamo. Ma quando uno Stato, che è in una posizione di favore, decide di massacrare civili impunemente, usa metodi terroristici. Io personalmente, lo dico qua, essendo tra l'altro una persona moderata, tutti mi conoscono, non ho paura di definire Israele uno Stato terrorista. So che c'è stato un po' di polemica, un collega professore adesso ha avuto delle discussioni, lo è per certo, perché utilizza metodi terroristi. Non si è terroristi così perché Dio ha deciso, si è per i metodi che si usa. Israele usa da decenni metodi terroristici molto più e in maniera più letale della resistenza palestinese. Allora, a fianco di chi dobbiamo schierarci? Io credo che non deve essere la simpatia, l'empatia, abbiamo amici palestinesi, no, mia moglie, non è questo che guida il percorso di una scelta che deve essere tale. E io da giurista torno alla legalità e al diritto internazionale. Noi dobbiamo schierarci a favore di quel sistema che ha consentito, dopo la Seconda Guerra Mondiale, decenni di pace, quasi pace, perché guerre ce ne sono stati, che garantisce il principio di sovranità o autodeterminazione dei popoli e l'eguaglianza di tutti gli stati davanti al diritto internazionale. Noi dobbiamo schierarci da quella parte, perché quella è la parte che merita di essere presa. Se ci schieriamo a favore di qualcuno, dell'apartheid, anche io una volta ho detto che Israele è un regime di apartheid, c'è stata una polemica, poi ho preso un libro del 2006 del presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, che si intitola Palestine, Peace, Not Apartheid, in cui spiegava che la Palestina è un regime di apartheid. Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti, Erano altri tempi, se uno pensa da chi siamo governati adesso. Nel 2006
In Italia c'era Giulio Andreotti, un politico non schieratamente di sinistra, il quale diceva, a proposito del Libano e della prima guerra tra Israele e Hezbollah: se io fossi nato in quel campo profughi e non avessi avuto altre prospettive, sarei con ogni probabilità diventato un terrorista. Giulio Andreotti. Erano gli anni in cui Bettino Craxi dichiarava pubblicamente che la lotta armata del popolo palestinese da Presidente del Consiglio a fianco aveva Oscar Luigi Scalfaro, dall'altra parte Forlani, era una lotta legittima di un popolo oppresso. Oggi dire queste cose sembra di parlare di cose lunari. Perché? Cosa è successo in questi anni? Ci siamo abituati male al fatto che la violazione del diritto fatta da un alleato va bene, che il razzismo, come diceva un grande studioso, il razzismo mi colpisce o mi avvantaggia e poi decido se va bene, sono il padrone della piantagione o sono lo schiavo che raccoglie il cotone. E concludeva dicendo che se sei un essere umano degno, il giudizio lo dai a prescindere dalla parte che ti è stata assegnata nella commedia. Ecco, se noi siamo esseri umani degni, oggi non siamo a fianco del popolo palestinese anche, non siamo a fianco di tutto questo anche, prima e soprattutto siamo persone che difendono quei diritti, quei valori, che sono la cosa di cui noi occidentali andiamo più orgogliosi. Quali sono? Stato di diritto, diritti umani e valore della democrazia, che vuol dire di tutti i cittadini, non di quelli che hanno una religione. Perché se noi vivessimo in un posto che si chiama Repubblica Cristiana d'Italia, che è la traduzione di Repubblica Ebraica d'Israele, e i cristiani scritti all'anagrafe come cristiani avessero più diritti, io mi vergognerei come cristiano, come Avram Burg si vergogna da ebreo. Ecco, non accettiamo che le cose che sembrano portarci un vantaggio diventino sdoganate, perché la storia è un tribunale che presenta il conto. Tre quarti del mondo ci guardano per ciò non che diciamo di essere, per ciò che siamo in base alle nostre azioni, e vedono una minoranza ipocrita che rimpiange un colonialismo che comunque continua a affermare laddove gli serve e che parla di diritti solamente quando non ne deve pagare il prezzo. Il conflitto israelo-palestinese sarà la faglia che segnerà, dice Richard Falk, la prosecuzione o la morte del diritto internazionale, ma col diritto internazionale saremo in pericolo ognuno di noi. Se un fuorilegge gira impunemente per questo quartiere, il problema non è di chi è stato derubato ieri, è di chi ti sarà salito domani. Se uno stato fuorilegge canaglia gira impunemente per il mondo borbandando chiunque, l'avevo preparata sta frase prima della missione Unifil di 3 giorni fa, quindi la posso dire. Il problema è per tutti noi, perché tutti noi dovremmo sentire il dovere di impedire questo, ed essere qui oggi è anche questo, sì, questo ha senso. Perché, concludo, il diritto internazionale è una cosa troppo seria, che ha a che fare con quello che è di più importante in una comunità internazionale. Non è una questione per giuristi, non è una questione per avvocati, è una questione che riguarda i popoli, e di decidere davvero da che parte stare. Allora, concludo in questo senso. Ho citato un po' cos'è la resistenza, perché un popolo ha il diritto di autodeterminarsi, di esistere, e dice la risoluzione dell'ONU: per esistere deve poter resistere anche con la lotta armata. Noi invece da tempo pensiamo che i palestinesi siano terroristi perché rivendicano il loro territorio, come facevano nel Risorgimento gli italiani nel Lombardo-Veneto, i partigiani qui sull'Appennino, cioè, okay? E crediamo di poter continuare ad essere alleati di Israele e a parlare seriamente di Occidente e di Europa democratica. Ecco, arriva il momento in cui la storia ti pone davanti a uno specchio e ti la tua immagine, e vedi non quello che credi di essere, ma quello che sei. Oggi lo specchio, sapete chi lo pone di fronte a noi? Il sud del mondo, ed è bello che sia il sud del mondo. Il Sudafrica, è bello che sia il Sudafrica, un paese che è nato dall'emancipazione, dalla lotta contro l'apartheid e il colonialismo, che fa un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia dicendo: chiediamo che vengano applicati questi principi che l'Europa e l'Occidente hanno scritto e che oggi si dimenticano di far valere. Noi facciamo un ricorso invocando la Convenzione sul genocidio, scritta a tutela degli ebrei, no, scritta a tutela delle vittime del genocidio, perché il mai più che fu scritto dopo la seconda guerra mondiale in quella convenzione non è: non ci deve più essere un genocidio degli ebrei, non ci deve mai più essere un genocidio. Mi seguite? La differenza non è piccola, perché ci sono due modi di reagire a un genocidio, diceva un grande rabbino ebreo:
ci hanno sterminato perché eravamo deboli, dobbiamo diventare forti, avere una nazione armata e nessuno potrà più sterminarci, anzi dovranno avere paura di noi. Quello che è successo ad Israele. L'altro è, non doveva più esserci nessun genocidio contro nessuno. Oggi noi è questo il bivio. Invece di chiederci chi è sterminato, gli ebrei va male, i palestinesi va bene. Allora, esiste un paese, si chiama Sudafrica, esiste un sud del mondo che interpella le nostre coscienze ancora prima che i tribunali. E davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, con un ricorso meraviglioso che ho letto 4 volte e mi sono commosso, dice: noi chiediamo, rivendichiamo il rispetto di questi principi scritti da... E tutti questi principi sono la nostra carta d'identità democratica in cui crediamo di rispecchiarci. E oggi ci chiamano a renderne conto. Autodeterminazione dei popoli, rispetto dei diritti umani. E loro dicono: noi ne chiediamo il rispetto. E vogliamo capire se parole scritte sulla carta, per tacitare la coscienza di un occidente ipocrita, o se è ancora la legge internazionale questa. Comunque vada, quel processo farà chiarezza. Non di cosa Israele, di cosa siamo noi. Di cosa è diventato Israele, ahimè, io ho un giudizio. E il mio giudizio non è ovviamente antisemita, perché il giudizio che viene diede Albert Einstein nel 47, persona di un certo intelletto, quando assieme ad Hannah Arendt, un'altra che non era pericolosa antisemita, disse: Israele è un bellissimo sogno, una nazione che darà casa a popoli, ma c'è un rischio. C'è un rischio che alcune forze che io chiamo fasciste, Einstein vedeva lontano, prendano il potere, perché c'è un partito che si chiama Irgun, che in realtà ha idee suprematiste, estremiste, che sono fasciste. E quindi quando verrà in Europa questo leader, negli Stati Uniti, noi non dobbiamo riceverlo. Quel partito cambia nome, oggi si chiama Likud e governa Israele. Allora, la mia opinione su Israele la dico perché non sono timido, ma non è importante. È più importante l'opinione di quello che noi siamo e diventiamo. Attraverso, ci sono fagli e momenti della storia in cui davvero emerge l'identità dei popoli che si trovano sul limitare di un abisso. Quello oggi è Gaza, è il Libano, è la guerra che si allarga. Come reagiamo di fronte a quella situazione ci dice chi siamo noi, non chi è Netanyahu. Chi siamo, cosa rischiamo di diventare. Che concetto di democrazia sdoganiamo, ammettiamo, tolleriamo e cosa un giorno succederà anche a casa nostra. Perché un grande giurista disse: attenzione alla detenzione amministrativa che fanno in Israele, è una cosa molto brutta. Detenzione amministrativa, sapete cos'è? Una persona che non ha commesso un reato viene arrestata e tenuta senza processo e nessuno gli dice perché è arrestato e cosa ha commesso. 6 mesi, rinnovabile all'infinito. Questo giurista disse: è pericoloso. Pochi anni dopo gli Stati Uniti dissero: beh, è un sistema che funziona, perché no? E inventarono a Guantanamo una grande detenzione amministrativa che si chiama base di Guantanamo, dove io ho incontrato un ragazzo marocchino che c'è stato 13 anni dove nessuno gli ha mai detto di cosa era accusato. L'hanno tenuto, torturato, bastonato, poi l'ha lasciato andare. Nessuno gli ha detto di cosa era imputato, perché la detenzione amministrativa è comoda. L'abbiamo consentito in Israele, ma ci tornerà a casa nostra. Ecco, noi non dobbiamo permettere a Israele democrazia, quello che domani varrà per altre democrazie. Questo ci chiama oggi alla resistenza. Noi dobbiamo resistere per capire come vogliamo esistere, cosa vogliamo essere, che identità vogliamo definire per noi stessi e per questo paese. Ahimè disgraziato per tanti motivi, ma anche per il vento malefico che spira dal mondo. Grazie.